Pino Aragno, eccoci in piazza, però all'andata c'è stato qualche problema, qualche ritardo? Beh, all'andata non è che ci sia stato un ritardo, all'andata c'è stato un lavoro sbagliato della polizia e del ministro dell'interno, che probabilmente pensa che sia cominciato l'anno ventunesimo dell'era fascista, insomma. Cioè, qua è un paese strano, i fascisti girano per tutto il paese tranquillamente e poi la gente che manifesta viene perquisita due volte e portata in giro per Roma, insomma. E questo dovrebbe preoccuparci, insomma, perché non è normale, insomma. Così come non è normale che un sindaco debba venire in piazza per tentare di ottenere quello che gli spetta, insomma, per tentare di governare una città, di amministrarla in maniera dignitosa, ma questo non lo consentono le leggi della Repubblica, perché di fatto prima di tutto vengono gli equilibri del bilancio. È qualche cosa veramente che su cui andrebbero fatte serie riflessioni. Cioè, Napoli perché sta qua? Perché dovrebbe pagare un debito antico che è stato fatto da altri. E poi su questa storia del debito bisognerebbe anche cominciare a discutere. Ma chi l'ha fatto i debiti e chi li fa? È un debito che pagheranno i nostri nipoti, per esempio, quelli dei cacciabombardieri che si sono comprati. E a che servono? A che servono i cacciabombardieri in una repubblica che ripudia la guerra? Io penso che tutto questo dia l'esatta misura del clima in cui si svolge una competizione elettorale che è quantomeno anomala. Non si parla di politica, non si fanno confronti tra i candidati, non si fa... Per fortuna ci sono le televisioni private come questa che ti danno la parola, perché altrimenti la gente andrebbe a votare senza conoscere nemmeno di che si tratta, senza sapere nemmeno se ci sono differenze tra i candidati, se uno ha un programma, un altro ne ha un altro. Niente, io ho l'impressione che stiamo scivolando veramente verso una terribile crisi della democrazia. La storia conosce due stagioni, gli inverni e le primavere. Questo è un inverno gelido della storia e della Repubblica.